Non si ferma la conta dei danni dovuti al maltempo a sud di Salerno. Durante la notte la strada del Mingardo a Camerota ha subito un nuovo crollo. A confine con il punto dove era stato effettuato l'intervento per il precedente danneggiamento, si è verificato un altro cedimento dell'arteria. Gravissimo inoltre lo smottamento avvenuto lungo il costone roccioso da cui si sono staccati dei macigni di grossa dimensione finiti a bordo strada. Disagi per i pullman che trasportavano questa mattina gli studenti a Sapri e Vallo. Sono state invertite le carreggiate e si è proceduto al transito a senso unico alternato. La strada è al momento aperta. Nel pomeriggio il sopralluogo su di essa con il consigliere regionale Luca Cascone e il capo della protezione civile Giulivo. Sul fronte frana invece si è riunito un tavolo in prefettura a Salerno. Il sindaco Scarpitta sta lavorando per limitare i disagi. Nuovi problemi anche sulla statale 166 degli Alburni, mercoledì riaperta a San Rufo dove si era verificata una frana e oggi di nuovo interdetta tra Rocca d'Aspide e Aquara a causa di un altro movimento franoso che ha coinvolto il piano viabile. La circolazione è deviata lungo la strada provinciale 488. A Maratea le 13 famiglie a rischio nell'area di Castrocucco, già duramente provate dal maltempo nei mesi scorsi, sono state evacuate a scopo precauzionale. Avviene ad ogni allerta arancione o rossa, ha commentato Manuel Chiappetta di Europa Verde. È arrivato il momento di predisporre un piano specifico di assistenza alle famiglie colpite. Intanto 6 comuni e una frazione del Golfo di Policastro restano senza acqua potabile a causa dell'intorbidimento della risorsa dovuto al maltempo. Stamane il comune di Sapri ha fatto sapere che la Consac ha attivato un'autobotte che sarà presente sino alla cessata emergenza dalle 10 alle 14 in piazza Martiri Civili, dalle 14 alle 15 in località Timpone all'altezza della chiesa, dalle 15 alle 17 presso l'auditorium e dalle 17 alle 19 alle palazzine di via Kennedy. Soddisfatta l'opposizione saprese che già in passato per simili disagi aveva segnalato l'esigenza di ricorrere alle autobotti.